signor Corrado Balducci, che io ho avuto modo di conoscere di persona e intervistare, sugli extraterrestri, così ascoltiamo anche un autorevole parere della Chiesa e lunga l'intervista. Oramai non si può più negare tutto, ma si deve affermare che qualche cosa di vero c'è sui cosiddetti fenomeni di cui si interessa l'ufologia, eccetera. Quando ovviamente si parla di dischi volanti o altri nomi che vengono dati, è ovvio che l'argomento va subito e va senz'altro, se si tratta di veri dischi volanti, come si intendono nella ufologia, va subito a qualcuno che deve o guidarli dentro oppure anche a distanza, non so, certo con un progresso che ancora ci è ignoto. E ammesso questo, appunto, si può pensare che hanno una scienza superiore, hanno fatto maggiori progressi di noi. Anche la critica più severa oramai non può esaurire tutte le testimonianze che ci sono circa sia gli avvistamenti e circa i cosiddetti fenomeni contattisti, di quelli che hanno contatto con extraterrestri. E come anche questo va ammesso oramai, i contattisti, non è che no, tutti sono dei fanatici, no. È fuori da un ragionamento, dal buon senso, dal senso comune, pensare che tutti quelli che sono i cosiddetti avvistamenti, eccetera, siano tutte fandonie, suggestione, psichiatria, oppure siano anche armi segrete. Sì, certo, la prudenza deve essere grande, ma insomma, oramai il buon senso dice che anche la critica più severa non può esaurire la moltitudine crescente. Poi se si parla, ma chi è questa, da chi è costituita questa moltitudine? Ma non solo dalla gente comune, ma ci sono scienziati, ci sono persone colte, ancora più di scienziati, per fare una graduatoria, sono persone colte, Astronauti anche. ci sono conduttori, piloti di aerei particolari che volano molto in alto, eccetera, che raccontano quello che hanno veduto. E tra le persone colte, scienziati, ancora più a ragione tra quelli che hanno visto, erano increduli, sono partiti senza credere questo, anche loro dicevano fandonie, eccetera, e poi si sono ricreduti. Ecco, questa è, poi l'intervista va avanti. Io ho chiesto, chiesi poi a Balducci: senta, ma lei l'extraterrestre teologicamente me lo può spiegare, monsignore? E lui mi dice: guarda, è semplice se uno è un bravo teologo. Tra l'uomo così immerso nel peccato e appesantito dalla materia e dalla fisicità e l'angelo puro spirito vicino a Dio, c'è un vuoto, non ci può essere questo vuoto, e mi dice: natura non facit saltus, cioè la natura non fa salti. Dice quindi: gli extraterrestri coprono questa scala evolutiva che va dall'uomo materiale fino all'angelo spirituale. Quindi dice: questi sono gli extraterrestri, c'è una scala evolutiva che da umanità più o meno simili a noi arriva fino agli esseri puro spirito che sono gli angeli. Quindi,